salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo un secondo piatto. Vi lascio agli ingredienti e poi alla preparazione. Pizza di carne. Facciamo questa pizza di carne. È buonissima, piace anche moltissimo ai bambini e poi è un bel piatto, ricorda vagamente, chiaramente, un poco quello che è la moussaka greca, ma molto lontanamente. Però si avvicina, nel senso che ci sono le patate, c'è la carne, non ci sono le melanzane, tutto il resto, vabbè. Faremo anche quella. Allora, gli ingredienti per questa nostra pizza di carne sono 300 g di pane già ammollato. Io ho preso un pezzo di pane bello, insomma vecchio, perché non si usa il pane fresco, ma quello che ci rimane, perché il pane non si butta. Ho tagliato tutta la crosta esterna e l'ho messo in acqua e latte e l'ho fatto semplicemente ammollare, poi l'ho strizzato bene e deve risultare la quantità di 300 grammi, come vi ho detto. Poi abbiamo 380 grammi di carne di manzo macinata. Se volete potete mischiare anche manzo e maiale, oppure manzo e tacchino, farlo solo di tacchino, come più vi piace. Poi abbiamo 45 grammi di pecorino e parmigiano mischiati insieme. Di queste poi conserviamocene un cucchiaio e mezzo, che metteremo sopra la nostra pizza. Poi abbiamo del prezzemolo e 30 grammi di prosciutto cotto. Abbiamo 30 grammi di scamorza, questa è una scamorza affumicata semistagionata, 200 grammi di patate, del basilico, un uovo, un pomodoro che non deve essere troppo maturo, all'incirca 120-130 grammi, sale, se vi piace un po' di pepe, e olio extravergine di oliva. Mi sembra di avervi detto tutto e adesso incominciamo a preparare il nostro piatto. Cominciamo a crearci la base per la nostra pizza di carne. Io ho messo nella carne il prosciutto e lo taglio a pezzetti piccolini. Fatto questo, adesso ci aggiungiamo il nostro pane. Il pane, se voi ne mettete poco, la nostra pizza viene un po' più dura. Se invece ne mettete la quantità che ho messo io, viene più morbida. Mettiamoci anche l'uovo intero. Adesso ci mettiamo il sale. State un po' bassi col sale, perché poi ci dovremmo mettere il pecorino e parmigiano e potrebbe diventare troppo salato. Ecco qui, ricordatevi di lasciarvi un cucchiaio e mezzo di pecorino e parmigiano per metterlo sopra la nostra pizza, il prezzemolo, e adesso incominciamo ad impastare. Con santa pazienza ce la prepariamo tutta. Io metto anche un poco di pepe. Se invece avete i bambini, evitate, al limite potete mettere un poco di aromi per arrosti, mi dà un po' più di gusto, e insomma la quantità di pepe negli aromi è davvero pochissima, quindi tranquillamente possono mangiarla anche i bambini. Fatto l'impasto della nostra pizza di carne, io la metto da parte, prendo le patate che ho sbucciato e messe nell'acqua, e adesso me le devo fare a rondelle sottili. Queste le sbollenterò ma proprio 2 minuti.
poi ce le metteremo sotto e creeranno un bel lettino, perché poi quando si taglia queste diventeranno croccantine, perché la nostra carne rilascerà chiaramente tutto il suo sughetto e quindi le farà diventare belle rosolate. Ce le tagliamo a rondelle e le rimettiamo nell'acqua in modo che perdano anche un poco del loro amido. Ho messo le patate in acqua fredda, un po' di sale, da quando bollono 2 minuti e le leviamo e le mettiamo a scolare. Devono essere asciutte. Cominciamo col fare la nostra pizza, ad assemblarla. Io ho preso questo tegame e ho messo un cucchiaino di olio e adesso ce lo spalmo dentro, giusto un cucchiaino. Poi prendiamo le nostre patate, che come vedete io ho messo a colare, e facciamo un letto che accoglierà poi la nostra pizza. Sistemiamole bene, perché poi queste faranno appunto da base per la nostra pizza. Una volta sistemate tutte, noi ci prepariamo a mettere la nostra carne. Quelle che rimangono, voi spezzettatele e mettetele negli spazi vuoti che ci sono nel nostro tegame. Ecco qui. Adesso prendiamo la nostra carne che abbiamo preparato con il pane, eccetera, eccetera. Io me la comincio a sistemare in questo modo, perché sennò si muovono le patate. Voi fate così. Le patate poi prenderanno tutto il sapore della nostra carne, quindi saranno veramente saporite. Ce lo ricopriamo tutto. Livellata bene la nostra pizza, io incomincio a mettere, vedete, l'ho fatta tutta a pezzetti piccoli la scamorza, ad infilarla nella nostra pizza. Ecco qui, messa anche la nostra scamorza, incominciamo a mettere le fettine di pomodoro. Come vedete sono molto molto sottili. Copriamola bene, noi incominciamo a metterle insomma in maniera sparsa, poi se vediamo che non bastano le allarghiamo, altrimenti se sono troppe stringiamo. Schiacciamo anche questo un poco. Qua mettiamo un poco di sale. Poco poco, perché poi ci andrà il formaggio sopra. Ci mettiamo anche il basilico. Ecco qui. Diciamo che sono 2 o 3 foglie di basilico, quelle belle grandi. E per finire ci mettiamo il nostro formaggio. Insomma, questa veramente è saporosa. È un primo e un secondo, con un contorno di verdure. E adesso inforniamo 180 gradi per un 20-25 minuti. Se non si dora sopra, voi gli ultimi 5 minuti fate una botta di grilla in modo che diventa bella dorata. In 20-25 minuti si dovrebbe cuocere. Ecco la nostra pizza di carne cotta. Vi dico subito, io l'ho fatta stare 25 minuti a 180 gradi sopra e sotto, poi ho aumentato a 210-220 gradi e l'ho fatta cucinare per altri 7-8 minuti. Adesso la faccio raffreddare per 4-5 minuti e poi la taglio a fette e la impiatto.